Ciao, ciao a tutti, buona domenica, benvenuti nel video tanto atteso, uno dei video che più amate, il video dedicato ai profumi per l'estate. Parte prima perché in questa parte, in questo video parlerò di 5 profumi, ma ce ne saranno degli altri nel corso dell'estate e non voglio che poi questo video diventi troppo lungo o andare troppo di fretta nelle descrizioni e quindi che diventino delle descrizioni anche troppo superficiali, perché quando i profumi sono veramente troppi in un video si finisce per soprassedere molto sulle particolarità e la bellezza, perché è di 5 bellezze che oggi vi parlo. Comincio subito con un profumo che non è una novità di quest'anno, è già uscito da qualche anno, ma è una vera e propria bellezza, un profumo che mi piace tantissimo, un flanker della Nuit Trésor, il Nuit Trésor Musk Diamond. Beh, innanzitutto il flacone è una chicca, sembra quasi un flacone che fa venire in mente una sposa. Ma oltre alla bellezza di questo flacone, anche il profumo è davvero molto bello. Per gli amanti dei profumi muschiati, qui abbiamo note di muschio, tra le note di testa, di cuore, in tutta l'evoluzione del profumo. È un muschio però che è fresco in apertura, ma allo stesso tempo riesce a riscaldarsi, diventare un profumo lattonico, perché abbiamo la mandorla tra le note di fondo che dà quel carattere gourmand, e poi una delle note fruttate che si sentono in questo profumo è una nota fruttata di lampone. Questa nota ricorda un po' il Trésor La Nuit classico, ma questo è veramente splendido per l'estate e lo sto portando davvero con piacere, lo sto amando moltissimo. Tra l'altro ci sono ben 3 nasi che hanno lavorato alla creazione di questo profumo, che sono Christophe Reynaud, Amandine Clerc, Marie e Honorine Blanc. Honorine Blanc è conosciutissima nell'ambito dei nasi profumieri, tra quelli proprio più di spicco nel panorama internazionale. E questo profumo è un 2019, quindi ha già 2 anni, e ha come nota di testa muschio bianco, lampone, foglia di violetta. Come cuore abbiamo muschio bianco di nuovo, rosa di damasco, fresia, gelsomino, e come note di base ancora muschio bianco, vaniglia, mandorla, sandalo e patchouli. Allora, quello che io veramente sento spiccare è proprio questo contrasto di profumo muschiato, quindi fresco, che sa di pulito e allo stesso tempo lattonico, leggermente gourmand ma elegante. Io mi immagino questo profumo su una donna che ricorda quasi una Grace Kelly moderna, ecco, se mi viene in mente un'immagine di una figura femminile è quella. Con questo cuore floreale davvero stupendo, è un profumo meraviglioso, cristallino, luminoso. Il flacone secondo me rispecchia davvero tanto quella che è l'essenza che c'è qui dentro. Durata media ma non scarsa, perché tutti i flanker, compresa la Nuit Trésor, hanno una buona durata in pelle, magari un po' meno rispetto alla Nuit Trésor, perché quello proprio tiene, ma è anche forse più invernale come tipo di fragranza, ma questo mi piace tantissimo e vi consiglio davvero di provarlo, perché è una chicca. E poi è un profumo che trovo freschissimo per l'estate, davvero molto molto bello, che mi ha entusiasmato e che ho acquistato appena uscito, è Foglie di Tè di Herbolario. Questo profumo ha note di verbena. La verbena è una pianta, un fiore aromatico, ma allo stesso tempo armonizzante, rilassa portarlo addosso. Oltre a darci questa sensazione di fresco, ha un qualcosa di riequilibrante anche proprio a livello psicologico. A me fa quell'effetto lì la nota della verbena. E vi dico le note. Allora, ci sono queste foglie di tè, che è un tè blu, il tè Oolong,
La menta assieme al menta acquatica assieme all'erba mate, quindi ha delle note davvero molto molto interessanti, ma soprattutto c'è questa freschissima nota di verbena. Io lo devo annusare sul tappo perché purtroppo non lo sul tappo e sull'atomizzatore perché non me lo posso spruzzare, altrimenti farei una stratificazione incredibile di profumi e finirei per odorare di farmacia quando si mettono troppe cose una sopra l'altra. Poi altro profumo di cui vi ho parlato, ma che trovo veramente una chicca e una scoperta di quest'ultimo periodo grazie a Mariangela che me l'ha consigliato, è un super low cost, un profumo di Elizabeth Taylor e che ha come nota principale la nota della gardenia. Una gardenia che si sente tantissimo, ma abbiamo qui dentro una gardenia verde, fresca e quindi bella per questa stagione. Tra l'altro questo profumo ha un'ottima durata in pelle, è già la terza volta che ve ne parlo perché io ho dei periodi che dei profumi diventano dei tormentoni, come per esempio il profumo alla violetta Duchessa di Parma, ve l'ho citato almeno tre volte in tre video e avanti, forse anche di più di tre video, vi stancherete di sentirne parlare, e anche questo credo che sia già la terza volta che io lo cito in meno di due o tre mesi. Mamma che buono che è, davvero fantastico, e lo trovate sul sito di Notino per 15 euro, quindi davvero a un prezzo che vale mille volte più di quello che lo pagate questo profumo. Abbiamo come note di testa foglie verdi e mughetto, come note di cuore la gardenia, una meravigliosa gardenia unita a peonia e orchidea, e come note di base muschio e garofano. Profumo del 2003, del 2003, io amo molto quando riesco a trovare questi profumi dell'inizio 2000 oppure della fine degli anni 90, perché hanno spesso anche la caratteristica di essere profumi belli, persistenti, e anche qui abbiamo un flacone che davvero è da esposizione. Altro profumo, e questa volta degli anni 90, stile anni 90, un'altra chicca, è Agua de Rosas Frescassa. Qui abbiamo un naso di tutto rispetto. Questo Agua de Rosa de Rosas Frescas è di Dominguez, che è un marchio espagnol, e il naso profumiere che ha creato questa Agua de Rosas fresca per Adolfo Dominguez è niente meno che Ramon Monegal. Ramon Monegal è uno dei nasi contemporanei della profumeria di nicchia più virtuosi che io abbia mai conosciuto, e che ha creato questa chicca. Lui ha una sua casa di nicchia adesso, ha creato Flamenco, questo è un capolavoro, e qui Ramon Monegal lo ha creato invece non per la sua maison ma per Dominguez, per Adolfo Dominguez. Questo profumo è una rosa che definirei agrumata, fresca, è leggero, un'eau de toilette, ma secondo me persiste anche un pochino di più rispetto a quella che è la durata classica dell'eau de toilette. E abbiamo come note di testa bergamotto, e abbiamo il mandarino assieme al pompelmo. Come note di cuore abbiamo la rosa, il gelsomino, il mughetto e il giglio. E come note di base, muschio. Abbiamo due tipi di muschio. In spagnolo si direbbe musgo y almizcle, per differenziarlo dal muschio con carattere più animalico. Quindi abbiamo due tipologie, perché il fondo è leggermente animalico di questo profumo. E poi come altre note di base abbiamo sandalo e ambra. È
Splendido questo profumo, altra chicca. E sempre Ramon Monegal ha fatto questa versione che è Agua de Rosas Frescas e Agua de Rosas Blancas, che anche trovate su Notino. Siamo nel range dei 30 euro, quindi non sono prezzi esosi e stiamo parlando di profumi davvero buoni, particolari. E infine chiudo in bellezza con un profumo che vi ho già recensito ma che sto amando moltissimo e non potevo che non metterlo, la Vie Belle Soleil Cristal. Questo profumo tra le novità di quest'anno del 2021 è tra quelli che più mi sono piaciuti, assieme anche ad altri profumi che vi ho già recensito, ma questo mi è piaciuto molto ed è estate in bottiglia, in questo flacone splendido, un po' olografico tra l'altro, come anche un po' il Musk Diamant. E qui abbiamo un cocco che non è il tipico cocco da crema solare, da spiaggia, pur sentendolo, ma è un cocco fresco e allo stesso tempo cremoso. E quello che mi piace è che sono riusciti davvero a creare un profumo talcato con il cocco allo stesso tempo, e questa è una cosa veramente interessante, il lavoro che sono riusciti a fare in questa fragranza. Allora, il naso che ha creato questo profumo non si sa, non sono riuscita a scoprirlo, ma ha fatto veramente harmonizzato benissimo le note, perché abbiamo questa apertura dove c'è il pepe rosa, quindi questa nota un po' speziatina, piccante, questo cocco cremoso che viene rinforzato dalla vaniglia al tempo stesso, e poi un cuore di fiori bianchi e fiori gialli dove anche l'ylang ylang dà quel tocco di eleganza che lo rende leggermente, ma dico leggermente perché non si tratta di un profumo opulento da signora, perché questo profumo lo vedo benissimo anche su una donna giovane, ma gli dà quel tocco di eleganza. E vi leggo le note olfattive, che sono mandarino, bergamotto e pepe rosa come note di testa. Qui il bergamotto è un bergamotto che dà un sentore leggermente amarognolo, lo mandarino io non ce lo sento, ma è un bergamotto, la scorza del bergamotto non è un po' amarognola come apertura assieme a questo pepe. E poi c'è questo cuore bellissimo talcato con il ylang ylang, iris, fiore d'arancio, gelsomino. In base abbiamo cocco, vaniglia e patchouli. Un patchouli che permane come proprio a ricordarci il DNA della Vie Belle classico, dove il patchouli è molto esaltato, e anche qui si sente, anche se non così esaltato come nella Vie Belle classico, ma è un bellissimo flanker, una bellissima rivisitazione dove io avverto il DNA della Vie Belle classica, ma è molto molto in versione più estiva, ancora più solare, ancora più luminoso, anche se comunque anche la Vie Belle classica è un gourmand molto molto gioviale, a mio avviso ancora un bellissimo profumo. Ecco, lo ricorda di più questo nel DNA rispetto alla Vie Belle Enhancement, che anche mi è piaciuto molto e che vi ho recensito lo scorso anno, è tra i profumi che io ho apprezzato. E questo è tutto per la prima parte dedicata ai profumi per l'estate, e vi auguro ancora buona domenica, ci vediamo nel prossimo video profumoso per le prossime recensioni. Un bacio a tutti, ciao!